più di 3.000 volontari che credono a questo. Questa è la grande forza, la grande bellezza, il grande cuore e il grande amore che voi date alla vostra città. Ed è giusto che questa cosa venga conosciuta in modo più ampio possibile. A presentare oggi la 39ª edizione della Giostra della Rocca di Monselice è veramente un piacere, un onore, perché vogliamo farla diventare a livello nazionale e internazionale una delle nostre caratteristiche del territorio. Attraverso questa manifestazione riusciamo a far conoscere la storia della città di Monselice, che è una storia che risale veramente ancora prima ai Longobardi e quindi è una storia importante. Monselice è una città medievale, è un bellissimo borgo, si trova tra due colli, il Monte Ricco e la Rocca, e sulla sommità della Rocca troviamo il simbolo del passaggio di Federico II, che ha eletto Monselice sua camera imperiale. È un onore portare qui, all'interno del Senato della Repubblica, i valori della mia città che da molti anni celebra questa ricorrenza che ricorda le più importanti usanze medievali e Federico II. Attendiamo altre persone che vengano a sfilare con noi. Brava! E speriamo bene. È una delle manifestazioni più grandi che ci sono nella regione Veneto. Muove all'incirca 2.000 figuranti tra volontari e appunto figuranti. È una rievocazione storica del XIII-XIV secolo che parla della venuta di Federico II nel nostro colle. Sono una serie di gare che i 9 contrade si sfidano a fare. Dalla gara degli scacchi con la finale in scacchi in costume, agli archi, alla gara delle macine, una gara particolare nostra, a una grandissima manifestazione che si chiama il Tenzone di Musici, dove abbiamo quasi 200 tamburini che si sfidano in una vera e propria guerra tra tamburi. Tutto viene dalla volontà di mettersi in gioco insieme, con la comune convinzione sia dal lato migliore di Monselice a dover risaltare, celebrazione di una comunità che si ritrova nella sua storia e ne va orgogliosa. Grazie. Vi è l'unica testimonianza di fortezza costruita e voluta da Federico II al nord Italia. E la giostra fa palpitare quel periodo medievale, fasti antichi ma rinnovati in chiave moderna. Nel 2009 ho avuto l'onore di ricevere l'incarico di comporre l'inno ufficiale della città e da lì è stato un crescendo di eventi con l'orchestra, con i protagonisti anche e soprattutto della Giostra della Rocca, in primis con i tamburi che sono l'espressione musicale speciale, quindi una versione dell'inno nella quale i tamburi sono coinvolti. A Monselice abbiamo i capperi, le mandorle e quant'altro, e così è nato il piatto di Federico II, che adesso poi andremo a esportare ad Altamura, a Palermo dove è sepolto e a Iesi dove è nato. Sicuramente la Giostra della Rocca è fiore all'occhiello di Monselice, del Padovano e del Veneto. E io oggi aggiungo e anche a livello nazionale.